Il mondo non si è fermato mai un momento. Per far vedere che so anche cantare. Mi stimo e mi incoraggio e faccio un bel viaggio. Sapete dove? In Europa. Quindi vado in Colombia. Sapete quando? Nel periodo di marzo-aprile. Così c'è il piatto tipico, la Colombia Pasquale. Bene, sai cosa faccio però? Chiamo il mio amico Marco Camisa di Calzolari, che magari lui ce le ha delle offerte per me. Marco Camisa di Calzolari! Eccomi, Ventosa! Bravo! Ciao, ho delle offerte per lei. Però lei lo grande. Paga l'aereo di solito? Di solito volo, però questo giro qua così per far girare l'economia, anzi per farla volare. Bravissimo. E allora qui c'è un messaggio di Ryanair che dice che in sostanza per tutti i clienti ci sono biglietti gratuiti per celebrare i 33 anni di servizio e qualità. Glielo mando per vedere come si comporta e per vedere se è preparato. Sì, manda. Ecco, mandato. Eccolo qua, arrivato. Cosa devo fare? Allora, segua un po', lei cosa farebbe qui? La domanda, la prima domanda è: pensi che Ryanair sia la migliore? Se mi regala due biglietti, sì. Bene, bene. La seconda domanda per accedere al biglietti gratuiti è: sei soddisfatto di Ryanair? Se mi regala due biglietti, sì. Bravo. La terza domanda è: preferisci Ryanair per altri, qualità del servizio o comfort? Comfort, qualità del servizio e altri. Si mi regala i due biglietti. Mannaggia. Sì, sì. Dopo aver premuto comfort dice: ma lei consiglierà Ryanair ai suoi amici? Sì, se regala i due biglietti anche a loro, sì. Tutto sì, è bravo, bellissimo. Bravo, vedi, adesso elabora. Sì, a un certo punto... Complimenti, mi dicono. Mi stimano e mi incoraggiano anche loro a far cosa? A condividere con 20 dei tuoi amici / gruppi tramite WhatsApp. Ma lei, ormai che è preparato, ormai che lo sa, quindi lo so cosa fa adesso? Ragazzi, amici a casa, fuori di scherzo, che vi rimanga bene in testa, qua non bisogna cliccare mai. Ecco, cliccato, ma perfetto, no. Sono entrato, ma benissimo. No. Adesso, ma cosa ho fatto? Ho vinto due biglietti. Quattro, adesso le chiede di inserire tutti i dati. Ormai lo sa, le chiede di inserire i dati e quindi lei cosa fa? Inserisco tutti già inseriti perché abbiamo memorizzati, li ho incollati. No, fermo, adesso le manderanno vai. Un mucchio di virus. Lei adesso sarà pieno di malware. Pieno, sì. Malware. No, il malware sente, no, male. Il malware no. Mi fa male qua. Fa male. Quando mal di stomaco ma prendo il malware. Ventosa. Ma non dove no, non fate come Ventosa perché è pericoloso. Non dovete credere a queste offerte. È ovvio che Ryanair non manda offerte di questo tipo dicendo che regala biglietti per il suo 33esimo compleanno. Io naturalmente lo sapevo, ho fatto apposta per fare una demo per i nostri amici a casa, ma uno esattamente come fa ad accorgersene? Allora ci vuole buon senso, ma soprattutto andare a vedere bene l'URL. L'URL, lei sa cos'è l'URL, no? Sì! Ma no! Non quello, l'URL, che è l'acronimo di Uniform Resource Locator, ma è un'altra storia. Certo. Qui non è Ryanair.com. Quando clicca si guarda bene in alto, c'è scritto Ryanair.com.freetickets.review. Non è il vero dominio internet o sito di Ryanair. No, me ne potrei accorgere subito, certo. Bisogna fare attenzione, perché questo sembra un mondo solo digitale che non conta nulla. In realtà tocca tutti, perché è un mondo molto reale. E quel che fate... Vale. E allora io mi stimo e mi incoraggio e vi stimo e vi incoraggio a fare sempre molta, molta attenzione. Anche quando si viaggia, non so, magari uno vuole andare a Cuba per vedere le cubiste, può farlo, però attenzione, bisogna fare sempre attenzione perché...